È un anno che traccio il patrimonio finanziario ed immobiliare della mia famiglia e non mi sono mai accorto di un errore che ci ha fatto sballare tutti i conti. Seguite il video fino alla fine per capire di cosa si tratta. Se sei nuovo del canale, ogni settimana parliamo di investimenti e più in generale di finanza personale. Inoltre, ad inizio mese pubblico un video aggiornamento nel quale vi racconto tutti gli aspetti finanziari della mia famiglia, quanto spendiamo, quanto guadagniamo e come investiamo i nostri risparmi. Non lo faccio per vantarmi o per cercare una nuova fidanzata, ma perché mi piacerebbe aumentare l'educazione finanziaria di chi segue il mio canale. Se questo video ti sarà piaciuto o lo avrai trovato utile, fammelo sapere con un like e iscriviti al canale che tanto è gratis. Partiamo dalle spese. Lo scorso mese vi raccontavo di spese in costante crescita. Beh, questo mese ci siamo superati, oltre 5.000 euro. 5.531 per la precisione, ma tranquilli, c'è una spiegazione a tutto ed è in parte legata al fatto che non ho pubblicato video nelle ultime due settimane. La categoria infatti che ha fatto sballare tutti i conti questo mese è quella legata ai viaggi. 2.207 euro per una settimana di vacanza in Trentino, due adulti e un bambino di 2 anni in hotel. Qui dentro ho ricompreso tutto: hotel, pranzi nelle varie baite in montagna, benzina, autostrada, ski pass, regali, eccetera eccetera. Per curiosità sono andato a controllare quanto avevamo speso lo scorso anno e l'impressione che i prezzi fossero saliti non era solo un'impressione. A settembre dell'anno scorso, per una settimana, sempre in Trentino, sempre in hotel, era costata 500 euro in meno. In ogni caso, togliendo questa spesa, il totale sarebbe stato più o meno in linea con la nostra media. Ma per una volta, parlando di spese, posso dire che le buone notizie non finiscono qui. Già, perché oltre alla vacanza, a giugno ho saldato tutte le spese legate alla fisioterapia, 902 euro. E questa spesa dovrebbe, condizionale più che obbligatorio, dicevamo, dovrebbe essere rimborsata al 100% dalla mia polizza assicurativa. Considerato però lo scherzo che mi ha fatto l'ultima volta, ho preferito riportare comunque l'intero importo tra le spese di giugno e in caso di rimborso correggerò questa voce retroattivamente. E se non sapete a cosa mi riferisco con scherzo che mi ha fatto la compagnia assicurativa, recuperatevi l'aggiornamento finanziario di maggio, trovate ovviamente il link qua sotto in descrizione. Senza questa voce, che credo di azzerarla completamente, e quella delle vacanze, avremmo avuto un mese con spese di circa 2.400 euro. Non male per la nostra media. Altra categoria degna di nota a giugno sicuramente la voce trasporti, con oltre 500 euro spesi, di cui circa 200 per la polizza della macchina e 150 di parcheggi. Come l'anno scorso, oltre al parcheggio, diciamo, sotto casa, che ci costa 70 euro al mese, abbiamo deciso di prendere un parcheggio vicino alle spiagge per giugno, luglio, agosto, 80 euro al mese. La cosa divertente è che a giugno non siamo mai andati al mare, non ci siamo mai andati in questo parcheggio. I 178 euro di tasse che vedete invece sono quasi interamente dovuti all'IMU. Non vedete ancora le tasse relative alle operazioni fatte con Interactive Broker l'anno scorso, dato che le ho pagate l'ultimo giorno utile, il 1° di luglio, quindi le vedremo tra un mese. La scadenza sarebbe stata il 30 di giugno, ma dato che cadeva di domenica, l'Agenzia delle Entrate permette di pagare il 1° giorno lavorativo successivo. Sotto all'ultimo video inoltre qualcuno mi ha fatto notare che spendiamo poco per la spesa. Questo mese ad esempio abbiamo speso 329 euro, ma è una cifra leggermente più bassa perché siamo stati una settimana in vacanza. In ogni caso, devo dire, non superiamo mai i 500 euro al mese, anzi. Onestamente non saprei perché spendiamo così poco. Non facciamo molto caso alle offerte e spesso preferiamo cibo di marca ad altre tipologie. L'unica cosa che mi viene in mente è che a pranzo non ci siamo quasi mai, quindi la nostra spesa si riferisce quasi esclusivamente a colazioni e cene. Ci sono comunque dei comportamenti che potrebbero portarci a spendere qualcosina meno e sono felice di condividerli con voi. Non sia mai che qualcuno riesca a risparmiare qualcosa. Il primo è sicuramente fare il menù per l'intera settimana. Questo potrebbe portarci a limitare gli sprechi, dato che compriamo solo quello che ci serve. Un altro comportamento che potrebbe portare a qualche piccolo sconto è quello di fare la spesa nello stesso supermercato e accumulare quindi dei punti con la tessera, o comunque di ottenere degli sconti, 5-10 euro ogni tanto su una spesa minima da 50 euro.
Una cosa invece che sicuramente ci porta gli sconti è pagare con l'app di Econad, che in determinati periodi, come questo ad esempio, prevede uno sconto del 5% sulla spesa. È una sorta di Google Pay, dove all'interno ci metti le carte che vuoi. Io ho messo quella di Trade Republic e in determinati periodi che decide Conad ti dà diritto ad uno sconto. Come detto, quindi giugno si chiude con oltre 5.500 euro di spese, ma siamo comunque riusciti a mettere qualcosa da parte. Vediamo le nostre entrate. Partiamo dal mio stipendio, che per un ritardo nell'approvazione della mia nota spese è leggermente più basso del solito, 2.845 euro. Oltre a questa cifra, che ovviamente è finita sul mio conto, abbiamo anche 678 euro di contribuzione al mio fondo pensione. La mia ragazza invece ha ricevuto 1.796 euro di stipendio e 308 euro al suo fondo pensione. Sempre parlando di retribuzione, la mia ragazza nel mese di giugno ha ricevuto anche 1.443 euro di premio aziendale. Questa cifra al momento è stata accreditata su un portale aziendale e potrà essere utilizzata in vari modi. Tutto quello che non verrà speso entro l'anno verrà comunque accreditato all'interno del suo fondo pensione. A giugno inoltre abbiamo ricevuto la cedola trimestrale del nostro certificato a capitale garantito di Marex Financial, 286 euro netti. Se volete maggiori dettagli su questo titolo, come sempre vi rimando al video in cui vi raccontavo tutte le caratteristiche. Link in descrizione. Totale entrate di giugno 7.975 euro, che ci hanno permesso anche questo mese di risparmiare una cifra niente male, 2.444 euro per la precisione, che ora vedremo come li abbiamo investiti. Ma come sempre, se avete delle domande, dei dubbi, delle curiosità, lasciatemi un commento. E già che ci siete, se il video vi sta piacendo, lasciatemi un like. Passiamo agli investimenti. I mercati questo mese si sono mossi in maniera abbastanza eterogenea. Bene gli Stati Uniti, con lo Standard & Poor's 500 che ha chiuso in guadagno di oltre il 4%, mentre l'Europa è calata parecchio, pagando in parte il risultato delle elezioni europee. Anche il cambio euro-dollaro ha risentito delle elezioni e il dollaro si è rinforzato parecchio. Nonostante questo, non tutti i nostri ETF azionari globali hanno guadagnato questo mese. Small cap e value factor hanno perso terreno. In ogni caso, grazie anche ai nostri piani d'accumulo, il totale degli investimenti a fine giugno è cresciuto di oltre 10.000 euro. Anche questo mese abbiamo accumulato 4.200 euro su 4 differenti ETF. Se volete conoscere tutti i dettagli di questi ETF, in descrizione trovate il link al video dove ve li presentavo. Non sono invece ancora riuscito a registrare il video sul nuovo certificato che abbiamo comprato, ma vi prometto che lo farò presto. Per il resto non ci sono stati movimenti particolari, se non il versamento mensile nei nostri fondi pensione. La liquidità non è cambiata molto rispetto allo scorso mese, ma è proprio qui che c'è l'errore. Se ci fate caso, abbiamo risparmiato 2.400 euro, ma abbiamo accumulato 4.200 euro sui nostri ETF. E non è scesa la liquidità? Vi spiego perché. Il grosso delle nostre spese le facciamo tramite strumenti tracciabili, bancomat, carte di credito, bonifici. Questo ovviamente mi aiuta enormemente a tenere tutto monitorato. Il problema è legato alle carte di credito. Le spese fatte durante il mese vengono addebitate sul conto corrente il mese successivo. Facendo la fotografia del saldo di conto e non inserendo una voce relativa al saldo da pagare nella voce dei debiti, il nostro patrimonio netto risultava sballato. Facciamo un esempio concreto prendendo ad esempio questo mese. Il conto dell'hotel l'ho pagato con la mia carta. Il saldo della carta a fine giugno era di 1.718 euro. Questi soldi mi verranno scalati verso la fine di luglio. Se avessi pagato con bancomat o bonifico, questa somma sarebbe stata detratta fin da subito e nell'aggiornamento di fine giugno la liquidità sarebbe stata decisamente inferiore. Per correggere questo aspetto ho quindi inserito una nuova voce tra i debiti, quella per le carte di credito. Il patrimonio netto della mia famiglia a fine giugno era quindi circa 462.000 euro, in crescita di 8.000 euro rispetto a fine maggio. Questa cifra, i 462.000 euro, tiene conto degli investimenti e della liquidità vista prima, ma anche delle nostre due case ed il mutuo. Se volete iniziare a tracciare anche voi le finanze della vostra famiglia, vi lascio in descrizione un video con link al mio spreadsheet. Iscrivetevi! Ciao!